Karina Cascella e Gwendalina Canessa hanno litigato? Lo sfogo. Perché Karina Cascella ha litigato con Gwendalina Canessa? I fan vogliono sapere. Il rapporto di amicizia tra Karina Cascella e Gwendalina Canessa è ormai arrivato al capolinea da diverso tempo. Le due, tuttavia, hanno sì confermato in più occasioni di non essere più vicine come un tempo ma, allo stesso tempo, non hanno mai rivelato i motivi di questo distacco. Sui social inoltre hanno spesso detto di non voler parlare della questione per una questione di rispetto. Gli utenti, però, sembrano essere molto curiosi di sapere per chi o per che cosa le loro strade si sono divise e, per questo motivo, spesso su questo tornano a fare domande alle dirette interessate con costanza regolare. Karina Cascella parla di Gwendalina Canessa, le parole dell'opinionista sulla questione. A tornare a chiedere a Karina dei suoi rapporti con Gwendalina Canessa è stato nelle ultime ore un utente di Instagram. Quest'ultimo, nello specifico, sotto una foto postata dalla Cascella ha scritto: "Ma non sei più amica di Gwendalina Canessa?". A questo commento allora l'opinionista ha replicato, senza troppi giri di parole, dicendo: "Ho già detto che non rispondo a domande su quest'argomento". Capisco la curiosità ma per come sono fatta io ritengo opportuno non proferire parola pubblicamente. Una chiara presa di posizione quella di Karina che, come vediamo, della discussione con Gwendalina Canessa ha deciso di non parlarne ancora una volta. L'amicizia tra Karina Cascella e Gwendalina Canessa è giunta al capolinea, le ultime dichiarazioni dell'ex diafina. A confermare l'allontanamento tra lei e Karina Cascella in passato è stata anche la stessa Gwendalina Canessa. L'ex concorrente del Grande Fratello, nello specifico, aveva dichiarato: "Purtroppo, a malincuore ci siamo allontanate. Le vorrò sempre bene, abbiamo solo preso strade diverse". Entrambe non hanno mai rivelato pubblicamente i motivi di questo distacco, forse perché intenzionate a rispettare comunque ciò che diverso tempo fa le aveva unite.